Ciao a tutti da Miranda, i tarocchi hanno un messaggio per te. Benvenuti sul mio canale. Dunque, se queste sono sempre stese generiche, questi messaggi valgono per 3 mesi dal momento in cui l'ascolterete. Quindi sono sempre stese generiche interattivi, quindi dovete contattarmi privatamente perché potrebbero non corrispondere, diciamo, quasi a nessuno, come dico sempre. Per i consulti privati troverete gli indirizzi in basso in descrizione sotto i video e al momento dell'iscrizione cliccate la campanellina scura, altrimenti non riceverete le notifiche. Allora scegliete o il campanellino. Andiamo a vedere questi tarocchi che messaggi hanno per voi. O il peperoncino, o il bigliettino con il cuoricino, o il cuoricino, scatolina cuoricino, oppure la stellina. Inizio dal campanellino. Andiamo a vedere i tarocchi che messaggi hanno per te. A te che ho scelto il campanellino. Se siete indecisi, mettete il video in pausa e poi appunto sceglierete l'oggetto che vi colpisce di più, che vi colpirà di più. Allora, campanellino. Che messaggi? Voi in questo periodo state pensando ad un uomo. Ad un uomo siete molto pensierose. Sì. Avete il pensiero a questo uomo qua che è sparito nel nulla e quindi in questo momento lui non c'è, non c'è. State aspettando notizie da questo uomo oppure se state aspettando una proposta, risposta, scusate, lavorativa, state aspettando delle notizie sempre da parte di questo uomo. Le notizie potrebbero esserci. Però voi dovrete avere un po' di pazienza perché in questo periodo siete molto prese, diciamo, con la famiglia, magari con uno dei genitori e le notizie ci potrebbero essere, potrebbero arrivare, però magari non sarà da qui a 3 mesi. Ecco, quindi se state aspettando delle risposte, i tarocchi vi dicono di sì, ci saranno soprattutto delle novità. Potrebbe esserci anche una novità per una gravidanza. Io qui ci vedo anche novità per quanto riguarda sì la gravidanza, ma soprattutto anche per l'arrivo di questo uomo o di una risposta da parte di questo uomo. E questo era il mazzetto numero 1 con il campanellino. Adesso andiamo a vedere il mazzetto con il peperoncino. Questo mazzetto invece mi parla di sofferenze d'amore, sofferenze d'amore che avete avuto, sì, tante sofferenze, che però la carta è uscita al contrario, quindi queste sofferenze le supererete, appunto perché essendo uscita la carta al contrario, dovreste risollevarvi, però ci sono ancora dei discorsi, delle liti, perché qua oltre alle spade ci sono anche bastoni. Quindi diciamo che voi adesso siete in conflitto con una persona. Qui ci vedo conflitti che, ahimè, diciamo che potrebbero non arrivare, diciamo, dei chiarimenti da parte di questa persona. Oppure se state aspettando, diciamo, delle risposte conferme lavorative, non è ancora il momento giusto. E quindi, diciamo, siete in conflitto con voi stessi, per voi che avete scelto appunto il peperoncino, sia per quanto riguarda appunto una storia sentimentale, sia per quanto riguarda appunto una situazione lavorativa. Non ci sono tante entrate, non ci sono tanti guadagni, quindi adesso ci sono dei conflitti che però, diciamo, riuscirete a superare, quindi diciamo ritroverete questo, diciamo, benessere psicofisico. Forse non sarà da qua a 3 mesi, magari un pochino più avanti, perché la carta si è uscita al contrario. Quindi diciamo piano piano vi risolleverete, però le conferme non ci saranno subito. Ecco, siete stati un po' sofferenti, vi state comunque riprendendo, eh? Quindi questo era il mazzetto con il peperoncino. Adesso andiamo a vedere il mazzetto col bigliettino cuoricino. Che messaggi hanno i tarocchi per voi?
siete delle donne forti, che però in questo periodo un po' meno perché? Perché avete avuto delle sofferenze, state soffrendo per colpa di un uomo, state soffrendo per colpa di un uomo, state cercando di riprendervi. Qui ci vedo tante, ma tante sofferenze. Quindi diciamo che i tarocchi vi vogliono dire proprio questa cosa qui, che dovete riprendervi da queste sofferenze. Ma ci sarà un miglioramento, perché le carte sono uscite di spade, sì, un po' sono uscite al contrario. Però io qui ci vedo tantissima sofferenza, probabilmente state soffrendo per una persona. Tanta, ma tanta sofferenza. Voi, se siete donne che avete scelto questo mazzetto, siete delle donne forti, molto forti, però in questo periodo ovviamente non lo siete perché siete molto sofferenti. Invece, per gli uomini potrebbe esserci, diciamo, l'arrivo, il ritorno di questa persona, di questa donna, che però non sarà pronta per l'amore se state aspettando appunto una risposta da questa donna. Ma vi vedo molto sofferenti, quindi da qua a 3 mesi io vedo ancora tanta sofferenza, tantissima, eh. Probabilmente vi è successo qualcosa, eh sì, sofferenze d'amore soprattutto, ma anche magari avete, non so, meno guadagni, sofferenze appunto per il lavoro, però riuscirete, diciamo, a risollevarvi, magari non sarà da qui a 3 mesi, non ci vedo novità. Quindi i tarocchi che messaggi vi vogliono dare? Tiratevi su di morale, ci sono molte sofferenze, ancora qui non vedo miglioramenti, eh. Piano piano comunque riuscirete a risollevarvi. Mi avete, diciamo, non trasmesso, ho visto che qua, perché ha scelto appunto il bigliettino col cuoricino, ha molte sofferenze. Andiamo a vedere adesso la scatola con il cuoricino, a forma di cuoricino. Che messaggi hanno i tarocchi per voi? Vedo l'arrivo di un uomo, anzi, ne vedo due. Uno prontissimo per l'amore, da qua a 3 mesi state aspettando appunto un nuovo amore, oppure se state aspettando il ritorno di una persona che però potrebbe non essere pronto per l'amore. Comunque, per chi preferisce gli uomini, i tarocchi vi dicono che da 4 mesi ci sarà l'arrivo di due uomini, ci saranno, però uno non sarà pronto per l'amore. Io ci vedo anche un ritorno, quindi questa potrebbe essere o una nuova persona nella vostra vita, se state aspettando un nuovo amore, oppure un ritorno. E dovrebbe succedere appunto da qua a 3 mesi, perché fra di voi ci sono stati dei conflitti se state aspettando appunto il ritorno di una persona. Quindi il ritorno ci sarà, eh? Le carte tarocchi vi dicono appunto di avere pazienza, di non innervosirvi, perché altrimenti potreste ricadere ancora in un circolo vizioso, scusate, diciamo, come dire, ricadere in trappola, soffrire un'altra volta perché i bastoni sono liti. Però questo uomo nella vostra vita ritornerà, oppure potrebbe trattarsi di un ritorno da qui a 3 mesi. E questo era il mazzetto con il cuoricino. Adesso andiamo a vedere la stella, la stellina. Per chi preferisce le donne, ci potrebbe essere l'arrivo o il ritorno di questa donna che però, ahimè, non sarà pronta per l'amore perché è uscita al contrario, per chi avesse scelto la stellina. E quindi diciamo potrebbe esserci un ritorno da parte di questa donna, oppure se siete voi donne che avete scelto questo mazzetto in questo periodo, essendo uscite al contrario, non avete tanta stabilità emotiva perché c'è stato l'allontanamento da parte di questo uomo che è uscito al contrario, oppure potrebbe esserci l'arrivo di un nuovo amore o di un ritorno da parte di questo uomo che però, essendo uscito al contrario, non sarà pronto per l'amore. Quindi, se state aspettando il ritorno da parte di questo uomo o un nuovo amore, da qui a 3 mesi, ahimè, potrebbe non esserci l'arrivo, eh? Magari ritornerà sì nella vostra vita, però non sarà pronto per l'amore.
Dovrete un po' aspettare. Voi siete delle donne, diciamo, molto decise, sapete quello che volete, ma siete uscite al contrario perché state aspettando il ritorno di questa persona, quindi state soffrendo e avete molto litigato. Qui ci vedo anche una separazione, un divorzio, oppure c'è di mezzo questa donna qui. Si è intromessa questa donna nella vostra vita, oppure si è intromesso questo uomo nella vostra vita e quindi voi non siete riusciti a portare avanti questa relazione, per questo ci sono stati questi conflitti. Quindi, tarocchi, che cosa vi vogliono dire? Che ci potrebbe essere sì il ritorno di questa persona, però ci saranno molti, ma molti discorsi, litigherete un pochino, avrete dei chiarimenti sì con questa persona. Però diciamo che la relazione non ce la vedo proprio da qua a 3 mesi, dal momento in cui l'ascolterete questo video. Quindi diciamo ci saranno ancora un po' di conflitti perché è uscita la carta di bastoni. Potrebbero esserci dei conflitti prossimamente, magari con lui o con lei. E però qui non mi vedo ancora in coppia, purtroppo, mi dispiace. E questo era il mazzetto con la stellina. Magari più avanti farò appunto un altro video simile, oppure contattatemi privatamente per avere appunto notizie più dettagliate con i nomi del vostro partner, amico, amica, compagna, compagno, date di nascita e vi saprò dire appunto qualcosa di più preciso, sicuramente. Ciao a tutti da Miranda e vi aspetto tutti sul mio canale. Alla prossima!